consigliere preposto all'appello, grazie. Mantino, Belisario, Tenassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerponi, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronova, Poli, Steritano, Crescine, Tutino, Villa, Vitrotti. Sono presenti 18 consiglieri, sono assenti 6 più la Presidente Fantina, quindi constatato che c'è il numero legale, possiamo aprire la seduta. Prima di procedere, nomino quali scrutatori, i consiglieri Pitrotti, Benassi, Carloni. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non previa comunicazione al tavolo della Presidenza. No, non ci sono i vice urbani, prego. Andiamo ai vice urbani, per favore. Tanti vice che si arriva e credo che possiamo anche cominciare la seduta se siamo tutti d'accordo. Visto che abbiamo questa, questo orario delle ore 14, che chi vuole è invitato al Consiglio Comunale. Allora, primo punto all'ordine del giorno, proposta di parere numero 104, a firma del consigliere comunale Nanni, linee guida di indirizzo per l'adozione del regolamento comunale per le sale giochi e le installazioni di apparecchi da gioco. Che illustra il Presidente della Commissione, l'Assessore, prego Assessore. Allora, la proposta di delibera che è all'esame del Consiglio riguarda una proposta avanzata dal consigliere Nanni, contrassegnata dal numero 104, tendente a fissare delle linee guida e dei criteri per l'apertura di nuove sale da gioco o installazione di apparecchi da gioco. Parliamo ovviamente di una tematica delicata che ovviamente crea fenomeni di dipendenza e spesso anche situazioni difficili per persone e famiglie, e su questo atto ci sono stati hanno lavorato le commissioni anche in seduta congiunta, come poi magari ci sarà approfondito dopo la mia breve presentazione, e ovviamente la proposta tende a introdurre dei criteri per delle distanze da luoghi sensibili, luoghi di istituzione, luoghi di culto, strutture sociosanitarie, come anche l'obbligo di rendere visibili con delle segnalazioni di cartelli di divieti per il gioco dei minori o gli avvisi sulla pericolosità anche di questo gioco in questione, proprio per questi fenomeni di presenza che può creare. E, ovviamente è una tematica che riguarda una commissione, perché c'è stata una commissione congiunta che ha riguardato la commercio per la sociale scuola, e il parere che è stato espresso è un parere ovviamente favorevole rispetto a questa proposta, e con questo parere viene rimessa all'attenzione del Consiglio.
Grazie Assessore, apriamo la discussione. Presidente della Commissione, prego, Stella Cacco. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Quindi questa mattina siamo chiamati ad esprimere un parere su una proposta di delibera che viene dal Consiglio Comunale, così come ci ha già spiegato e anticipato l'Assessore. Io volevo fare un piccolo excursus, diciamo che abbiamo un po' lavorato su questo argomento, abbiamo riunito i commissari di varie commissioni perché pensiamo che questo argomento debba essere affrontato sotto diversi aspetti, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista della prevenzione da attuarsi in modo particolare nelle scuole, e anche dal punto di vista della cura, perché purtroppo in queste sale da gioco il gioco intanto non è frutto di destrezza, ma è molto affidato al caso, e purtroppo molte persone, specialmente in questo periodo di grande crisi, entrano in queste sale sperando di trovare la soluzione ai loro problemi economici. Così non è, anzi, purtroppo molto spesso, specialmente le persone più psicologicamente più deboli, diciamo che rientrano nella spirale della ludopatia, che oggi è riconosciuta come vera e propria malattia anche dalla legge. E quindi dicevo, noi abbiamo studiato in maniera approfondita questo problema, anche coinvolgendo realtà che estranea al municipio, al Consiglio Municipale, che tutti i giorni si trovano a contatto con queste problematiche. Abbiamo fatto tesoro in certo qual modo di questi suggerimenti, di queste osservazioni che sono emerse da questi incontri, tant'è che noi a questa proposta di delibera abbiamo apportato delle osservazioni, abbiamo voluto dare dei nostri suggerimenti, tutto ciò al fine di rendere maggiormente efficace ed incisivo il regolamento proposto dall'Assemblea Comunale. Grazie. Grazie a lei, consigliere Caccomo, consigliere Tutino, prego. Presidente, per porre un problema sui documenti che abbiamo ricevuto solo poco prima dell'inizio della seduta, e gran parte di noi è in grave difficoltà perché li sta studiando in questo momento. Chi era in commissione ha visto qualcosa, e mi trovo per forza di cose a richiamarla all'articolo 52, secondo cui al comma 3 l'avviso di convocazione con allegato l'elenco degli oggetti iscritti all'ordine del giorno è notificato ai consiglieri almeno 3 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. Allora, è chiaro che da una parte non sono stati rispettati 3 giorni, ma neanche le 24 ore, perché potevamo avere ieri questi documenti e non abbiamo avuti ieri. Siamo tutti in grave difficoltà su questo, per cui ritengo che perlomeno, Presidente, abbiamo bisogno di una sospensione dei lavori per vederci, riunirci, vedere se ci sono emendamenti, se ci sono proposte, e eventualmente anche ragionare se sia lecito o meno votare. Consigliere Tutino, credo, insomma, almeno su questo parere, le commissioni, se è venuta in qualche volta, c'è stata anche una serie di commissione, discussione anche piuttosto attenta, però credo che accolgo, diciamo, la sua cosa, però do ai consiglieri la possibilità di spiegarsi meglio, diciamo, questa delibera, e quindi sospendo il consiglio per 5 minuti, grazie. Grazie. Allora, possiamo riprendere il consiglio? Eravamo ancora, diciamo, nella discussione generale. E chi è che vuole intervenire? Consigliere Verdi, prego. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto colgo molto favorevolmente il suo discorso che si è
adesso poi sia la Commissione, la Giunta, l'assessore, riguardo al discorso delle macchinette del gioco d'azzardo, perché è una cosa che sento fortemente, soprattutto poi noi che abitiamo in zone come Don Bosco, in città, è una disseminazione allucinante, e anche se è una, come dire, una piccola, diciamo, cosa ancora in confronto a quello che secondo me non noi magari abbiamo poi delle situazioni di indirizzo, ma più in auto si dovrebbe fare, perché chiedo, mi va benissimo appunto che vengano non incentivate, che vengano rese più difficili le autorizzazioni, ma il problema però sta a monte, spero prima o poi si risolva, perché poi chi ci mette sono veramente i cittadini e quelli delle fasce medio basse, soprattutto perché i dati ci dicono, diciamo, questo discorso qua. Oltre a questo c'è un giro di criminalità dietro che sappiamo benissimo, diciamo, quale essere dietro questo tipo di esercizi commerciali, se così li possiamo chiamare, e soprattutto non capisco perché non si prende ispirazione anche dagli altri paesi che abbiamo nella comunità europea. Cioè, è stato scientificamente provato che una discriminazione, cioè così scellerata, nelle piazze, nelle strade di queste, diciamo, macchinette, addirittura nei bar, cioè nei punti che sono per noi di ritrovo, i caffè, sia altamente più pericolosa che fa un casino a Ostia. Cioè, prima o poi, diciamo, qualcuno appunto dovrà mettere mano fortemente, diciamo, su questa cosa, perché nelle famiglie questo discorso è ampiamente sentito, e soprattutto perché negli altri paesi, soprattutto della nostra comunità europea, sono previsti dei regolamenti per cui esistono accentramenti importanti come il casinò e vengono vietate assolutamente sul resto del territorio, in qualsiasi esercizio commerciale, queste mini macchinette che fanno più danno, perché un conto è trovarsela sotto casa, un conto è entrare in smoking dentro una serie, diciamo, di situazioni diverse. Allora ecco, io spero che prima o poi chi sta sopra di noi e guida le linee politiche del paese, non dando indirizzi come dobbiamo fare noi, impari innanzitutto a tassare più fortemente, diciamo, questo, diciamo, tipo di attività, e magari con il guadagno di tassare le imprese che lavorano a livello socio-culturale. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Consigliere Cerqueri, prego. Buongiorno. Posso chiedere una cortesia? Io parlo così dritta, voi mi sentite? Solo per non stare tutto il tempo. Allora, io sono molto contenta di questa risoluzione, di questo atto che ci è stato proposto, anche perché, come sapete tutti quanti, Fratelli d'Italia, sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle e da altri gruppi, sono stati portatori di una risoluzione che presto verrà, insomma, trattata anche in Consiglio. Quello che mi preme sottolineare è, volevo dare giusto qualche dato, perché abbiamo detto sono molti, ma quanti sono in realtà non l'abbiamo detto. L'ultima stima del Codacons, che risale a settembre 2013, ci dice che sono il 50% dei disoccupati e il 17% degli studenti, e raggiungono quasi il 2% della popolazione. Significa che davanti a queste cifre, sono 790.000 persone, sicuramente non possiamo chiudere gli occhi. Quello che sinceramente più mi preme in questa situazione è sottolineare quanto nell'ultimo periodo siano anche aumentati il numero di giovani che è affetto da questa patologia, perché il gioco d'azzardo è chiamato GAP, il gioco d'azzardo patologico, ed è una vera e propria malattia che ultimamente colpisce tutti, dal giovane all'anziano. Quello Fratelli d'Italia, che è ovviamente a livello nazionale porta avanti questa battaglia, qui vicino Roma, magari qualcuno di voi già l'ha sentito, Guidonia No Slot, in cui non è solo il disincentivo al commerciante nel non mettere le macchinette all'interno del proprio negozio, ma è anche un incentivo, un premio a chi dice no a questo tipo di commercio, a questo tipo, insomma, di guadagno. Abbiamo ritenuto in commissione di dover rendere le norme più stringenti di quello che in realtà è previsto a livello nazionale. E perché? Perché in realtà c'è una normativa, ma spesso questa non viene rispettata, e prendo in particolare considerazione le distanze che per esempio ci sono tra i luoghi sensibili, che possono essere considerati chiese, scuole, e magari l'apertura di questi negozi con annesse macchinette.
Come sapete, ho fatto prima riferimento alla mozione che porteremo, che sarà proposta nel prossimo Consiglio, e quello che insomma abbiamo voluto sottolineare sono quattro parole fondamentali, che sono prevenzione, controllo, sensibilizzazione e contrasto. Molte di queste sono state già spiegate, sono molto contenta perché quando si apre una discussione su temi importanti e che riguardano insomma non solo il nostro territorio, ma ci viene chiesto un parere su ciò che riguarda tutto il territorio nazionale, sicuramente dobbiamo essere in qualche modo attivi, presenti e valutare bene le nostre considerazioni. Secondo me non l'abbiamo fatto, anche in virtù del fatto che Fratelli d'Italia, come ripeto, aveva già fatto una proposta in tal senso e niente, quindi continuiamo secondo me per questa strada, perché nel momento in cui ci sono dei temi così importanti è utile insomma essere decisi tutti verso una direzione. Grazie. Grazie consigliere Cianconi. Altri interventi? Consigliere Ritotti, prego. Scusa, non ho. È qua. Consigliere Ritotti. Grazie Presidente, Assessore De Simone, colleghi consiglieri. Diciamo, è stato raccontato l'excursus di questa... di questo studio, diciamo, mi piace chiamarlo così, che è iniziato in realtà leggermente prima di quando è pervenuto a noi questo schema di deliberazione da parte del Comune di Roma, un po' prima perché già la Commissione aveva, appunto, come è stato ricordato, iniziato a discutere del fenomeno del gioco d'azzardo patologico, proprio perché sono pervenute nella Commissione politiche sociali e affari sociali tre risoluzioni che abbiamo con fatica, diciamo, però alla fine ci siamo riusciti, andremo a discutere nel giovedì prossimo. Abbiamo collazionato un lavoro non solo, diciamo, guardandoci all'interno della commissione, ma cercando anche di capire il fenomeno attraverso le realtà che tutti i giorni quotidianamente affrontano queste tematiche, in particolare il mondo dell'associazionismo e dall'altra parte il mondo sociosanitario, chiamiamolo così, coinvolgendo direttamente gli istituti sanitari, che con nostra sorpresa in realtà abbiamo trovato anche molto preparati su questo. Scusate. E con anche una richiesta che fanno alle istituzioni. Molto spesso già per esempio hanno portato avanti dei gruppi di lavoro all'interno delle scuole, così ci raccontavano, di cui in realtà io personalmente non ne sapevo niente, ma diciamo le richieste che pervengono proprio sul nostro territorio, in cui abbiamo ricordato che c'è una delle sale giochi più grandi d'Europa, con 900 postazioni di slot machine, si trova proprio a Piazza Re di Roma, quindi parliamo del nostro municipio, ci sono delle richieste addirittura in esubero che psicologi, sanitari, medici ed esperti purtroppo non riescono adeguatamente a trovare delle risposte. Quindi ci chiedono un supporto, una possibilità di sostenerli in questo lavoro, proprio perché, come è stato ricordato poc'anzi, è un fenomeno che ha una diffusione capillare ormai anche trasversale dal punto di vista anagrafico, colpisce le giovani generazioni proprio perché si entra ormai in qualsiasi esercizio commerciale, non è solo un bar, è una pizzeria, è un tabaccaio, noi parliamo di slot machine in questo caso, ma il fenomeno del gioco d'azzardo va anche dentro i famosi gratta e vinci, che non dobbiamo sottovalutare, almeno così ci invitavano a fare per esempio il mondo dell'associazione di Libera, e in cui appunto anche il minorenne non è tutelato, entra, magari inizia con una prima partita e poi inizia, diciamo, un circolo vizioso che purtroppo lo coinvolge personalmente e coinvolge personalmente tutta la sua famiglia. Questo purtroppo avviene per tutte le fasce deboli, avviene anche per gli anziani. Abbiamo accolto favorevolmente chi ci aveva proposto per esempio di fare una campagna di sensibilizzazione anche nei punti dei centri anziani del nostro territorio, perché sono proprio anche quelle luoghi di aggregazione che molto spesso, diciamo, vengono coinvolti, e troppe volte ci siamo trovati nella situazione in cui buttare la propria pensione, ma non solo, anche a
portare in forti difficoltà economiche le famiglie intere. Diciamo, questo è stato il principio, ma poi avremo modo di discuterne direttamente, diciamo, quando parteremo alla risoluzione giovedì. Sono, diciamo, soddisfatto del lavoro che sta, della proposta che ci ha avanzato il Comune di Roma, perché va incontro a cerca di sanare quantomeno e di dare delle risposte, in questo caso più da un punto di vista strettamente commerciale, proprio perché si rivolge direttamente alle linee guida per l'installazione di queste macchinette. Però se questo è, diciamo, il percorso che si riesce a tracciare per e poi, diciamo, involontariamente si cade nelle altre sfere, nelle altre situazioni, sono quelle sociali, che sono quelle riferite alla scuola, allora se questo è un primo cammino che si sta portando avanti, credo che è un nostro dovere, diciamo, cercare non solo di sostenerlo, ma cercare anche di metterlo poi in pratica, anche, diciamo, trasportandolo nel nostro territorio con proposte, con iniziative, mettendo in campo tutto quello che ci viene proposto dal Comune, così come dalla Regione, che so che è impegnata a sua volta a creare dei centri antiusura che vanno sempre nella direzione di sostenere quelle famiglie che sempre più in un tempo, diciamo, di crisi abbastanza ormai diffuso, ci siamo anche stancati di ripeterlo, però che purtroppo cadono in un circolo vizioso che l'istituzione ha il dovere di dare delle risposte. Grazie. Grazie, consigliere De Clotti, consigliere Poli. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Io non mi dilungo sull'oggetto della risoluzione che andremo a discutere giovedì, ma voglio limitarmi a alcune valutazioni sul testo di deliberazione che oggi abbiamo all'attenzione. Devo dire che i toni entusiastici che mi hanno preceduto sono costretto, insomma, mio malgrado, a smorzarli, perché evidenzio alcune perplessità personali. Io non faccio parte della commissione, mi dispiace, perché non c'è nessun riferimento al lavoro che è stato fatto, però devo evidenziare alcune cose che se non altro formalmente non mi quadrano. Anzitutto, noi esprimiamo parere favorevole a determinate condizioni. Innanzitutto riportiamo un parere che è stato espresso dalla Giunta nella seduta del 27 febbraio 2014, preannunciando la necessità, avvisata dalla Giunta, di accompagnare la presente deliberazione con un ordine del giorno sulle medesime tematiche affrontate dalla deliberazione. Devo rilevare che la Giunta non ha detto questo. La Giunta, pur esprimendo favorevole, ritiene di dover favorevole nel condividere le considerazioni del dirigente, bla bla bla, così recita, con un atto protocollo 48.318 del 3 marzo 2014, inviata sia al Presidente del Consiglio che al Presidente della Commissione Commercio. La Giunta esprime la necessità che la risoluzione presentata nella seduta del 27 febbraio venga trasformata in mozione e accompagni l'approvazione della proposta di delibera, quella che oggi abbiamo in discussione, nella discussione dell'Aula consiliare. Allora, io ripeto, non voglio entrare nel merito politico della scelta, perché se la Commissione ha ritenuto di non portare oggi l'atto collegato alla deliberazione, allora mi dovete consentire, questa parte va stralciata, perché chi leggerà il nostro atto a livello comunale non comprenderà di cosa stiamo parlando o cercherà disperatamente un ordine del giorno che non c'è. E questa è la prima considerazione. Sulle ulteriori osservazioni che sono predisposte, mi chiedo se la Commissione, proprio con una richiesta che faccio così a cuore aperto, abbia effettivamente valutato l'inserimento delle previsioni normative, perché nei test di deliberazione, considerando che, come ci hanno insegnato chi ci ha preceduto, gli atti devono essere lavati e stirati,
le previsioni legislative devono essere riportate così come, così come sono. Ho un dubbio, io spero di sbagliare, il direttore probabilmente ci illuminerà su questo. Quando si parla del decreto direttorale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sta bene che venga, o viene, ci si limita alla citazione dell'articolo, del comma, e si evita il commento, perché se è vero che potrebbe essere scritto che i titolari delle sale gioco sono tenuti ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita del denaro ai minori di anni 18, ho dei dubbi che quel decreto, quel documento, dica che è vietata la permanenza nelle sale giochi ai minori di anni 18, perché se parliamo di sale giochi, quello che ci sono gli attini, il Ripper e tutto quanto è un'altra cosa, quindi si tratterà di sale dedicate, questo non lo so. E quando si parla ai sensi del decreto Balduzzi del 2012, anche qui il riferimento va messo chiaro, nel 2012 il ministro Balduzzi, ministro della salute, ha emanato un decreto di privatizzazione della Croce Rossa, lo so perché c'è lavoro, stiamo pagando gli effetti. Per cui ai sensi del decreto Balduzzi del 2012 cosa significa? Quindi in questo caso inverto la mia osservazione, va indicato decreto comunque del, perché altrimenti non si capisce di cosa stiamo parlando. Inoltre, nella stesura, queste, la prima parte io immagino siano le osservazioni, la seconda parte sono gli auspici. Inoltre aggiungere, nel suo caso è consentita l'installazione di apparecchi da gioco al di fuori degli spazi a luogo delimitati, credo che sia previsto dalla legge, non credo che siamo noi che dobbiamo, però mettiamolo come auspicio. Chiudo perché non vorrei sembrare antipatico, perché poi rischiamo questo. Insomma, mi aspetterei una riformulazione un pochino diversa da parte della delibera. Così come sta, secondo me non regge, non sta in piedi peraltro, anche la struttura amministrativa dipartimentale ha evidenziato che su 13, 14 punti, quelli che sono 7, 8 non vanno bene, per cui noi speriamo volere proprio, va bene, non c'è problema, facciamo da questo punto di vista. Evidenzio pure che nel testo della delibera noi abbiamo un parere contrario da parte degli uffici, che mi sembra che non sia stato enunciato prima nelle relazioni, per cui vi confesso insomma la mia personale perplessità sull'impianto complessivo della delibera, non del lavoro che è stato fatto. Quindi, ringrazio. Grazie consigliere Poli, altri interventi? Non ce ne sono. Sì, presidente, grazie. Un breve osservazioni. Che il consigliere Poli ci ha fatto presente che chiedo a lei presidente se possiamo sospendere il consiglio e che l'assessore cose sono invertiti i ruoli, una critica così forte all'assessore De Simone è grave, perché l'assessore De Simone prima ha fatto una riunione e non ci ha detto queste cose importanti e che ha sollevato il consigliere Poli. Io da ora in poi lascerò il mio posto in commissione commercio, così questo argomento ce lo poteva dire prima. E giustamente come faceva presente che i documenti vanno lavati e stirati, se lui fa parte di questa maggioranza poteva farsi uscire chi aveva. Io sinceramente sono un po' preoccupato, perché se l'assessore, se il consigliere Poli sostiene che l'impianto della delibera, del lavoro fatto dall'assessore, del presidente della commissione, gli altri presidenti di commissione, e sinceramente io esco dall'aula per non rispondere di votare questa delibera, avrei voluto in questo consiglio vedere anche qualcuno delle istituzioni di controllo, non pretendo la Guardia di Finanza, vedere l'ufficio commercio che ancora dà le licenze e la possibilità a chi vuole aprire delle sale gioco di aprirle. E perciò ribadisco,
quello che diceva il consigliere Gori, i documenti vanno lavati e stirati con l'aiuto di tutti. Io rimango un po' basito che il consigliere Giulino questa mattina ci ha fatto sospendere il consiglio perché i documenti non sono arrivati prima. Ricordo, capisco che lo faccia il consigliere Sterità, un richiamo, ma lui fa parte del dell'ufficio di presidenza. Il consigliere Giuliano, quando faceva parte dell'ufficio di presidenza, si ricorderà benissimo che noi cercavamo di fare in modo che i consiglieri avessero i documenti prima. Perciò io veramente la prego, il presidente, se lei ritiene, veramente lei quello che decide, io la invito a sospendere qualche minuto il consiglio e l'assessore e il consigliere poi, il presidente della commissione, si vedono intorno al tavolo e vediamo un po' di rimettere a posto le cose, perché io adesso, se non è così, io esco dall'aula. Grazie. Presidente, chiedo la parola. Presidente, vorrei consigliare, io volevo dire semplicemente due cose, non volevo intervenire però per fare un attimo un elemento di elucidazione. Anzitutto, quello che diceva dei documenti lavati e stirati sono pienamente d'accordo, e forse il fatto che ci siano state alcune osservazioni sulle osservazioni poste nel corpo della delibera derivano proprio di questo. Capiamo la difficoltà generale, nessuno vuole accusare nessuno, però è un discorso d'obiettivo. Se i documenti arrivano, se l'atto che mi arriva 10 minuti prima del consiglio, scusate, mi sono a fare delle osservazioni, non essendo membro di una commissione, io lo sono e l'ho fatto in commissione, ma qualcuno che non è membro della commissione deve avere il diritto di poter dire forse questa cosa potrebbe essere scritta in un altro modo. Non era sicuramente, non è un attacco all'assessore, perché mi sembra che la giunta si sia espressa in modo favorevole a quello che era la espressione della delibera. Il mio assessore Simone fa parte della giunta, quindi penso che nessuno voleva fare attacchi singoli agli assessori, non è assolutamente questa un'osservazione, no. Quello che tanto da sottolineare, si è parlato anche di commissioni congiunte, le commissioni congiunte sono state fatte anche sul lavoro della risoluzione, che non è l'atto che noi andiamo in discussione, che mandiamo in discussione oggi, ma che sarà poi discusso giovedì, e probabilmente un problema c'è anche perché forse le osservazioni, se fosse stato inserito quello che era l'ordine del giorno, ci avrebbe permesso in qualche modo di fare una discussione anche più ampia e più completa rispetto al tema stesso. E ci teniamo a fare queste sollecitazioni perché Grazie Presidente, essendo stato chiamato in causa, quindi per fatto personale, si dice ma gli atti vengono mandati dall'ufficio di presidenza di cui fa parte anche il vicepresidente. Allora, l'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente del consiglio, se no non esiste ufficio di presidenza. Se l'ufficio di presidenza, ci tengo a dirlo anche al consigliere Stelitano, non è convocato dal presidente, non esiste ufficio di presidenza, quindi non esiste il numero dell'ufficio di presidenza. Allora arrivo qui questa mattina, non ho gli atti, pongo il problema e credo che è un problema che dobbiamo affrontare adesso insieme. Probabilmente è stato dovuto a una serie di incombenze. Adesso chiedo anche al Presidente del Consiglio se ritiene che dobbiamo rilavorare ulteriormente gli atti, a lei e al direttore, in maniera tale che possiamo arrivare a una soluzione migliore. Altri interventi? Consigliere Gattoli, prego. Allora, devo accogliere favorevolmente ciò che è stato poc'anzi detto dal consigliere Poli e dal consigliere Stelitano. Io sinceramente mi trovo in una grossa difficoltà. In questi pochi anni che ho fatto parte immodestamente ho fatto parte del consiglio dei consigli municipali, ho appreso tante novità, tante cose, e nelle passate consigliature, quando pervenivano diciamo dal Campidoglio provenivano dei pareri che poi non sono vincolanti,
la parte della maggioranza che governava nei municipi dava sempre la loro approvazione e io mi meravigliavo tantissimo perché, qualcuno se lo ricorda, non venivano mai proposti emendamenti a quelle delibere che ci venivano proposte. Dico, se noi non le condividiamo, perché dare il parere favorevole? Beh, diamo il parere favorevole condizionato a. E in questo caso si sta verificando. Cioè noi diamo parere favorevole come primo capo e poi diamo dei suggerimenti. E se questi suggerimenti non vengono accolti dall'organo centrale, noi abbiamo dato il parere favorevole. Non mi sembra una procedura che sia giusta o corretta. Noi dobbiamo dare un parere che sia anche nostro vincolante a quello che noi proponiamo. Se inserisci, io do l'approvazione, altrimenti non le do. Questo è, diciamo, per la poca esperienza che ho potuto assimilare dai vari consigli, ma diciamo non solo questo, ma anche altro, se no sarei stato proprio un grosso sommario a non poter apprendere certe cose. E quindi io posso, ecco, do il mio apporto oggi sull'esperienza acquisita. Se sbaglio, devo dire come al Santo Padre, mi corrigerete. Se ho ragione, vuol dire che qualcuno mi darà ragione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Carboni. Consigliere Carboni, che il parente c'è ancora dal capitolo, obbligatorio, non vincolanti. Cioè possiamo portare tutte le nostre osservazioni, fare le nostre emendamenti, possono essere accolti come non possono essere accolti, ma ci dipende poi da questo. Non ci sono altri. Consigliere Ciancio, prego. No, io grazie Presidente, colleghi, consiglieri, assessori, grazie della presenza. Ma ci mancherebbe, è vero che per alcuni momenti non abbiamo fatto variazioni alle delibere, ma perché non ne sono arrivate, ma nel momento in cui arrivò la delibera relativamente alla mensa autogestita, io medesimo me feci la proposta di cambiarla ed è stata cambiata e poi è stata pure accolta in Campidoglio. Cioè, voglio dire, ma stiamo scherzando? Cioè, non dobbiamo prendere esempi perché in un frangente non ci sono state le variazioni. Non vale, perché non si riposa mai. Se noi siamo qua per migliorare e mi auguro che in Campidoglio poi accettano i nostri cambiamenti, se no che senso ha che ci mandano un parere? Il parere non è vincolante perché potranno dire non ce ne frega nulla del settimo municipio, noi andremo avanti, però noi nella proposta abbiamo tutto il sacrosanto diritto di dire a questo punto a parere nostro deve essere cambiato, ma in qualsiasi parte d'Italia geografica, anche al sud, nel Borbone, nel Regno delle Due Sicilie, dappertutto, è così ancora. Quindi io, come dire, tutti questi bizantinismi di procedura tirate fuori all'ultimo momento mi sembrano veramente capziosi. Come? Io, come dire, fino a 5 minuti fa, proprio a proposito di quella che discuteremo dopo, mi sono preoccupato di, come dire, di telefonare, ma volete cambiare sta roba perché non va bene in Campidoglio? E sicuramente le proposte che faremo noi in Campidoglio le ascolteranno, ma non per altro, perché sono giuste. E quindi vorrei confortare tutti del fatto che ci prendiamo spesso, quindi voglio premettere che sui fatti, sui contenuti, poche volte abbiamo sbagliato. Quindi perché non dovrebbero passare alcune cose che noi proponiamo? Se sono lecite, legali e giuste. Caro Domenico, e mi permetto di chiamarti Domenico perché hai fatto nel lungo corso tante consigliature, nell'ultimo frangente, e lo dico pure al consigliere Belisario, è vero, arrivavano proposte dal Campidoglio e si votava sì o no, ma noi eravamo in posizione rispetto, ecco perché lo ricordavo, rispetto al Campidoglio, quindi abbiamo dato proposte quasi sempre che
volevamo rispedire al mittente, ma in alcuni casi alcune proposte sono state accolte. Io non voglio dire null'altro, tranne che il problema su cui noi discutiamo l'avevamo già affrontato con un regolamento, perché veramente c'è chi non si regola e quindi poi facciamo i regolamenti. Bisogna che si regolasse con un po' di persone di più, 1000 metri, 2000 metri rispetto alle scuole. Cioè, è impossibile non trovare quadrature rispetto a queste problematiche, no? I ragazzini la mattina davanti alla scuola, sale giochi, cioè poi i vecchietti alla pensione sale, giocano tutti, quindi troviamo delle restrizioni vere e reali, come diceva. E quindi nella proposta poi che seguirà, che state libera, sicuramente avremo modo di affrontare e porre all'attenzione. Per adesso il mio piccolo contributo è questo, grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Ciancio, non ho altri interventi, quindi io credo l'osservazione che faceva si possa sfanciare sia dalla parte del premesso che dalla parte del perifelato, vale per evitare qualsiasi incomprensione. Credo che se siamo tutti d'accordo si possa sfanciare. Consigliere Poli, nel suo intervento ha fatto riferimento all'espressione della Giunta che esperimento il parere favorevole, auspicava che questo parere fosse accompagnato da un ordine del giorno. Siccome l'ordine del giorno non c'è, però diciamo nel corpo della delibera c'è questo passaggio, siamo d'accordo, possiamo benissimo stracciare dal corpo della delibera sia nelle premesse che nella parte deliberativa chiaramente questo passaggio. Vabbè, allora l'ultimo intervento l'assessore, prego. Scusi. Presidente, si straccia, però si fa un documento che poi accompagna la delibera stessa. No, si straccia e basta, però. Sì. Consigliere, assessore, prego. Se la chiedo, Presidente, di sospendere il consiglio e fare una riunione di capigruppo per vedere meglio questa cosa, perché che lei adesso ce lo dice, si straccia cosa, quando e perché. E la prego di sospendere il consiglio, verrà l'assessore nella conferenza dei capigruppo e si deve decidere meglio queste cose, mi scusi Presidente, e che lei adesso così ci dice, ma che cosa stracciamo? No, secondo me è buona cosa giusta che si proceda con una certa. Capisco che il accelerare fuori. Grazie. La parte è, la Giunta ha espresso altresì l'avviso circa la necessità di accompagnare la presente deliberazione da un ordine del giorno sulle medesime tematiche affrontate dalla deliberazione. Lo stesso passaggio è riportato nella parte deliberativa. Se io credo che si possa, se siamo tutti d'accordo, si possa accettare. Se poi c'è la necessità di fare una riunione veloce dei capigruppo, facciamola. Allora, capigruppo, che qualcuno richiede il passaggio di capigruppo? Non vedo nessuna richiesta, quindi andiamo avanti. Prego, capigruppo. Allora, intanto volevo dire in premessa che sono sicuro, anzi sicurissimo, che non c'era e non c'è da parte di nessuno la volontà di fare attacchi all'assessore o alla giunta, voglio dire, premessa, così non apriamo il campo da qualunque tipo di equivoco. E la questione dell'ordine del giorno è una indicazione espressa dalla giunta, dopodiché la commissione, anzi mi correggo, le commissioni hanno valutato di fare un atto che non era ordine del giorno, una risoluzione, forse anche più forte come atto. La decisione mi sembra che sia quella di fare un consiglio aperto anche al contributo di un'associazione che su questo si sta spendendo moltissimo, per cui credo che l'indirizzo che era della Giunta è stato recepito ed ampliato, quindi accolto mi pare più che pienamente. E quindi questo dico, poi è chiaro che siamo insomma con gli atti devono essere insomma fatti in maniera precisa. Io su questo, senza tirare in ballo uffici di presidenza, altri uffici, roba, assumo io la responsabilità
anche se volete la colpa di questo, di aver avuto questa tempistica che è oggettivamente sbagliata, però tenete presente che abbiamo il problema dei termini, per cui votare questa cosa oggi significa non vanificare il lavoro fatto da più commissioni. Poi se volete aggiungiamo anche la considerazione che quando si riuniscono tre commissioni congiuntamente, credo che la differenza tra le tre commissioni congiunte e il Consiglio sia uno scarto assolutamente minimo. Non so quanti consiglieri rimangono fuori dalle tre commissioni riunite congiuntamente, però detto questo ribadisco quello che ho detto poc'anzi, nel senso che comunque gli atti devono, ovviamente veniva detto, devono essere portati, lavati e stirati, e ci sarebbe, ecco, vedremo fuori da questo contesto anche, aggiungiamo, completiamo il concetto degli atti che devono essere lavati e stirati, magari discutendo anche su dove devono essere lavati, dove devono essere stirati questi atti, perché poi c'è il lavoro che non tanto del, soprattutto delle commissioni, il lavoro che è stato fatto su questo atto. Un'ultima considerazione, il Dipartimento, l'intervento che faceva anche il consigliere Poli in particolare, il Dipartimento ha espresso un parere, ma guardate, il parere del Dipartimento si conclude con un parere favorevole, io leggo testualmente il parere del dirigente responsabile del lavoro del Dipartimento, e si conclude con parere favorevole in relazione ai contenuti di cui ai punti restanti dell'AU. Una volta che ha espresso una serie di eccezioni e di puntualizzazioni di carattere tecnico ed amministrativo, laddove ad esempio fa riferimento ad un quadro normativo quello ad esempio delle distanze dei luoghi sensibili, e non dice che la proposta del consigliere Nanni che stiamo discutendo è contraria alla legge, dice semplicemente che in quanto allo stato attuale del quadro normativo di riferimento non è stata ancora fissata da parte dello Stato una distanza metrica da luoghi sensibili, eccetera. Lo Stato non l'ha ancora stabilita, non è che vieta di stabilirli. Quindi se su questo l'amministrazione di un comune, che senza nulla togliere ai piccoli comuni, è il comune della capitale, fa un po' da avanguardia e comincia a dire, mentre lo Stato pensa, decide, valuta, anche per motivi che tutti sappiamo, diciamo, legati anche al flusso di entrata di questi giochini qua, se nel frattempo il comune di Roma Capitale fa l'avanguardia e stabilisca. Ma è chiaro che l'indirizzo politico contenuto dentro questo documento, che crea che dà un segnale in quale direzione vogliamo andare. Poi è ovvio che i consigli, il nostro consiglio municipale, il consiglio comunale, che valuterà questa proposta e che avrà l'onore e l'onere di fare l'approvazione quella vera, definitiva, che trasformerà la proposta in norma, e poi è chiaro che quello esprime un indirizzo politico che non può avere delle titubanze da quale parte deve andare. Poi gli uffici avranno il compito di rendere compatibile questo indirizzo politico, che è ovviamente contrario al proliferare di queste sale da gioco, di queste macchine mangiasoldi, di renderlo compatibile con la normativa esistente a livello regionale, a livello nazionale, europeo, eccetera. Questa è la, perché altrimenti c'è anche capire qual è il ruolo di un consiglio che deve esprimere un indirizzo politico, se no diventa il consiglio dell'ordine forense dove discutiamo le norme. Qui diamo un indirizzo, cioè rispetto ad un problema che tutti ben conosciamo. Faccio peraltro presente che stiamo parlando di una tematica sulla quale, fuori dal proprio ruolo politico, la funzione che svolgiamo qui, assessori, consiglieri, presidenti e vicepresidenti, se ci mettiamo fuori da quest'aula,
io credo che siamo tutti d'accordo sul principio ispiratore di questa proposta di delibera. Questa è la considerazione, secondo me, sintetica che dobbiamo tenere presente quando ci apprestiamo adesso a votare il nostro parere. Grazie. Grazie, assessore. Io ringrazio molto anche l'assessore di tutte le sue precisazioni. In realtà, come altre volte ho fatto, ringrazio anche chi ha portato e ha posto dei problemi, perché comunque sono dei problemi reali, perché nel momento in cui il funzionamento nostro si è inceppato, ci vediamo gli altri in tutto il momento e andiamo a vedere qualcuno di noi che c'è qualcosa da sistemare, io credo non ci debba essere un subbuglio dietro, ma ci vuole anche una forma di gratitudine e di partecipazione che fa parte del dialogo, senza cui un'assemblea non funziona. E invece nel merito mi pare importantissimo, comunque anche con tutti, diciamo, gli inceppamenti che ha avuto questa macchina diciamo consigliare, che si vada ad approvare una una proposta che va nella direzione che tutti noi auspichiamo, ovvero che si ostacoli al massimo quella tassa sulla respirazione, quella tassa sulla malattia, che è poi il gioco d'azzardo per come si è strutturato. Il gioco d'azzardo per come si è strutturato nel nostro paese, che è una vera. Tassa sulla respirazione, un vero e proprio contributo alla decadenza culturale. In questo senso va la nostra deliberazione e il nostro intento, quindi sono convinto sia come lista civica sia come condivisione generale di tutti noi, cerchiamo di fare tesoro di questo momento in cui veramente è mancato il funzionamento per cui il dialogo possa avere efficacia. Grazie. Grazie consigliere Tutino. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla... Prego consigliere Stelitani. Sì, grazie. Sempre nello studio del mio intervento, perché l'assessore ci ha risposto, ci ha detto che fuori da qui siamo tutti favorevoli. Assessore, non stiamo fuori da qui, stiamo in un'aula consigliare che dobbiamo deliberare quello che i cittadini ci hanno richiesto. Non stiamo qui a fare una scampagnata o andiamo a far con degli acquedotti. Siamo in un'aula consigliare dove ci sono c'è un modo di fare, c'è un regolamento, c'è una giunta, c'è un consiglio, c'è la commissione, in commissione si può dire tutto. Mi sembra strano, giustamente come diceva lei, e condivido quello che dice lei, ci sono fatte 3 commissioni congiunte, io non so, il consigliere Boni non fa parte di 2 commissioni, di 3 commissioni, è anche presidente di una commissione, però mi sembra strano che lo poteva dire prima quelle preoccupazioni che io ho avvertito. E perciò se queste preoccupazioni del consigliere, giustissime del consigliere Poli, non sono state rilevate nelle commissioni e adesso ce lo dice il consiglio, io assessore al suo posto sarei un po' preoccupato, però stia sereno, perché non succede niente. Non riesco neanche a capire perché il consigliere Nanni, presidente della commissione lavori pubblici, che fa parte di una grande filiera politica del Partito Democratico, che a posto di partire dal Consiglio bastava che diceva 3 deputati, cioè il suo deputato Morassutti potrebbe fare lì una proposta di legge e evitiamo tutta questa filippica di fare chi è più bravo, chi è più bello, chi è più intelligente. Ci sono degli organi istituzionali che vanno seguiti. Io sinceramente quello che ha detto il consigliere, e lo ringrazio di averci fatto
questa mattina questa lezione di come si lavano i bagni. Se la dichiarazione di sì, mi scusi, finisco. Perciò la mia dichiarazione è mi astengo. Allora, Fratelli d'Italia, come già detto, nel merito è d'accordo. Su alcuni punti non siamo d'accordo, ma questo l'avevo già espresso in commissione, che ci sono delle cose, ricordo anche che il consigliere Carlo sarà d'accordo con me su alcuni punti. Quindi per quanto riguarda Fratelli d'Italia, pur essendo favorevoli nel merito perché siamo contro, su alcuni punti non siamo d'accordo e questo è scritto anche nei verbali delle commissioni. Quindi per questo motivo ci asteniamo. Consigliere Casoli? Naturalmente mi devo associare a quanto detto dalla consigliera Flavia Cercuri. Vorrei solamente fare così un'osservazione su tutto quanto. Noi regolamentiamo quello che è l'esame di giustizia. Proprio ieri c'è stato denunciato, lo dico tanto per diritto di cronaca, che a Via Sannio avviene il gioco d'azzardo in mezzo alla gente. Quindi gente che passa e gioca tanti soldi. Ecco, anche in questo bisognerebbe prendere dei provvedimenti e far sì che anche questo fenomeno venga debellato. Il mio parere naturalmente mi astengo dal votare questa delibera, grazie. Grazie a me, consigliere Carloni. Altre dichiarazioni di voto, consigliere Lozzi, prego. Visto che anche noi del Movimento 5 Stelle siamo favorevoli alla lotta contro il gioco d'azzardo, il problema è che quando si intende fare un regolamento proprio su un tema così importante non si può rischiare di cadere nella banalità e nell'approssimazione, proprio perché il rischio è che vai a fare un regolamento che poi va contro determinate norme che sono quelle statali e che ti impediscono l'attuazione. Quindi la proposta di regolamento diventa semplicemente una pubblicità politica gratuita che non porta a nulla. Quindi noi ci asteniamo semplicemente perché non siamo riusciti ad entrare nel merito, perché dalla Commissione Commercio non si è capito bene qual era il punto d'arrivo. Non ci sono state commissioni congiunte col sociale, perché noi a livello del sociale non abbiamo assolutamente visto questa proposta di sì, infatti anche ho parlato con lui e pure lui non ha ben chiaro il lavoro che è stato fatto in commissione, è per questo che sto facendo questa cosa. Noi che avevamo in commissione politiche e sociali da 4 mesi affrontato il tema, non abbiamo proprio visto queste linee guida, quindi per evitare di fare danni in un senso o nell'altro ci asteniamo. Sì, grazie Presidente, colleghi e colleghe, signore e signore assessori. Dunque, il voto di Sindaco di Libertà è favorevole. Quello che volevo sottolineare con questa dichiarazione di voto è un aspetto del regolamento. Cioè, noi ci preoccupiamo molto delle nostre osservazioni, però abbiamo visto che in allegato a questo regolamento ci sono diverse osservazioni fatte dall'organo del Campidoglio che comunque hanno già messo in discussione, se vogliamo, l'impianto di questo regolamento e è evidente che questo regolamento ha delle difficoltà con le normative a livello regionale e a livello nazionale. E oggi non ci sono delle linee guida condivisibili con questo tipo di regolamento, anche se viene meno tutto un altro aspetto, che è quello della lotta, diciamo, alla criminalità organizzata che sfrutta questo tipo di attività per i propri fini, insomma, di riciclaggio anche del denaro sporco e tutte le cose che conosciamo in questo senso. Per cui credo che, cioè mi auguro che quando verrà anche lì verificato in Campidoglio questo regolamento, verrà esaminato, verrà discusso, verrà approfondito, sorgano questi aspetti e chi anche si trova in Parlamento e nel Consiglio regionale, che sono i livelli superiori ai nostri, si prenda carico delle situazioni fatte in Consiglio municipale, dagli uffici preposti e tutti coloro che possono dare un parere sull'argomento. Grazie. Grazie a lei, consigliere Belassi. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Lotto, prego. Allora, sono favorevole al discorso del regolamento per il gioco d'azzardo, però non essendo né in commissione commercio né in commissione sociale e alla luce di tutto quello che è emerso, io mi astengo.
Consigliera Caccopo, prego. Dunque, volevo dichiarare il voto favorevole del Partito Democratico e volevo fare una specifica, dare una specifica. In Commissione Commercio abbiamo parlato approfonditamente di tutti i punti, le osservazioni che sono riportate nella delibera. Io personalmente ho, prima dell'inizio della seduta, nei giorni precedenti, inviato a ciascuno dei componenti della Commissione le osservazioni. In Commissione non sono emerse tutte queste perplessità, me ne dispiaccio, la prossima volta cerchiamo di stare più attenti quando siamo in Commissione. Grazie consigliere Cacco, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Rutino, resta civile. Grazie Presidente. A prescindere dagli errori di percorso che sono stati fatti, in un paese che proibisce, che spaccia la droga del gioco d'azzardo, la droga di stato del gioco d'azzardo, che spaccia questa tassa sulla disperazione e proibisce le droghe non dannose e proibisce la prostituzione, nega il sesso, nega il piacere e costringe a sperperare il proprio patrimonio, in quest'ambito votiamo a favore per regolamentare più strettamente un fenomeno che tale deve essere, cioè regolato più strettamente, e chiaramente non possiamo, anche in dichiarazione di voto, non rilevare che ci sono stati nella lavorazione di questo atto degli errori che non dobbiamo ripetere. Allora, non ci sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione la delibera, ricordando lo stralcio della parte riferita che si riferisce al passaggio della giunta, sia nella parte delle premesse che nella parte del deliberato. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Era approvata con 11 voti favorevoli e l'astensione dei consiglieri Poli, Carlos, Carlone, della Notte, Cerconi, Giuliano e Lozzi. Passiamo alla proposta di parere numero 105, indirizzi per il rifacimento delle facciate delle parti esterne degli edifici di proprietà pubblica e privata, ai fini del recupero della riqualificazione urbana. Benvenuto su questo emendamento, firma della consigliera Lancia, un emendamento aggiuntivo, la firma della consigliera Lancia, che poi, dopo la discussione generale, esamineremo. Assessore, presente, prego, assessore. La proposta di discussione ha ovviamente lo scopo di esentare dal pagamento della COSAC le occupazioni di spazi e di aree pubbliche utilizzate per il rifacimento delle facciate di immobili pubblici e privati o per la riduzione di strutture in amianto. È un chiaro provvedimento di incentivazione
che riguarderà gli interventi che si svilupperanno nel corso dell'anno 2020, che avranno una durata non superiore ai 6 mesi, con eccezione degli edifici soggetti a particolari vincoli. Cosa dire? L'unica obiezione che si potrebbe fare a questa proposta è che finisce in qualche modo le entrate nelle casse dell'amministrazione comunale, però credo che sia ormai un denominatore comune di tutti i provvedimenti, tutte le decisioni che vengono prese per rimettere un po' in moto la macchina delle nostre imprese, sia una linea ormai unanimemente condivisa, quella di agire sulla leva della defiscalizzazione, quindi l'abbattimento degli oneri comuni da chi fa gli interventi. Quindi in questo caso siamo, credo, esattamente in linea con quello che è l'indirizzo che si sta seguendo anche ad altri livelli. Ultima considerazione, questa è una edilizia che ovviamente riguarda il recupero, la ristrutturazione, non riguarda la realizzazione di nuove cubature. Parere col quale è stata l'attenzione del Consiglio, ovviamente favorevole. Grazie, assessore. Allora, consigliera Caccamo, prego. Anche su questa proposta di delibera siamo chiamati a esprimere un parere. Devo dire, su incarico del Presidente del Consiglio, che nel corpo della delibera qui è riportato il parere della Commissione Seconda, e qui c'è scritto che la Commissione ha espresso parere favorevole. E purtroppo, per un'errata interpretazione normativa, dobbiamo dire che questa frase non è esatta, in quanto poi alla fine nel conteggio dei voti è emerso che c'erano degli astenuti, per cui alla fine il parere non è passato. Diciamo che anche su questa delibera abbiamo parlato in due commissioni. Questa proposta di delibera si propone due obiettivi. Il primo è promuovere e riattivare l'edilizia di recupero e di restauro del patrimonio esistente, facendo in modo così di creare nuove opportunità di lavoro. Quindi a fronte di una esenzione che viene offerta ai proprietari degli edifici per i quali si fa il rinnovo delle facciate, la ripulitura delle facciate, c'è questa rimessa in moto dell'economia, dell'edilizia e della creazione di nuovi posti di lavoro, così come ha spiegato prima l'assessore. Poi c'è da considerare che l'esenzione della cosa, che qui viene proposta, riguarda soltanto un 20%, perché già la delibera 75, sempre delibera Consiglio Comunale del 2010, prevede un'esenzione dell'80% per i proprietari di immobili che intendono ripulire le facciate. Quindi qui l'esenzione che viene prevista è relativa soltanto all'ulteriore 20%, quindi una minima parte, diciamo, una parte residuale. Inoltre questa proposta vuole agevolare ulteriormente i proprietari degli immobili che non solo rimuovono e ripuliscono le facciate, ma anche rimuovono materiali di amianto che ancora esistono in questi edifici, in questi palazzi. Diciamo che l'ulteriore misura di incentivo consiste nel fare in modo che il canone di imposta di pubblicità che dovrebbe essere pagato per l'installazione appunto di pubblicità sui ponteggi venga introitata dai proprietari degli edifici. Ieri abbiamo perso l'occasione in commissione di proporre un'osservazione. Lo so che qualcuno è contrario a fare queste osservazioni perché ha paura che poi non vengano prese in considerazione in consiglio comunale, però noi, cioè almeno io mi sono sentita di fare delle proposte. Poi si vedrà se verranno accolte o meno, è chiaro che è compito poi dell'Assemblea Capitolina valutare con gli uffici se rispondono alla normativa vigente oppure no. Noi intendevamo ieri in commissione proporre che
invece di far introitare completamente questo canone in posta pubblicità ai proprietari degli immobili, il 70% fosse riservata al municipio, fosse introitata dalle casse del municipio e restasse nelle casse del municipio, e l'ulteriore 30% fosse destinata ai proprietari. Abbiamo perso questa occasione, forse mi auguro che nell'emendamento che ha proposto la consigliera Lancia questo punto sia stato ripreso. E, diciamo che in questo modo, se noi riusciamo a far trattenere al municipio questo 70% del canone imposto di pubblicità, compenserebbe al comune, al municipio in modo particolare, il mancato introito della COSAP. Grazie. Grazie a lei, consigliera Carcavo. Allora, apriamo. Consigliera Rossi, vero? Allora, leggendo il testo della delibera, qua c'è scritto. Rossi, un attimo, microfono, scusa. Prego. Leggendo il testo della delibera, qua c'è scritto che, visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Quinta, se non ricordo male, la Commissione Quinta il parere favorevole è stato espresso con un emendamento, proprio un emendamento che era proprio quello che diceva la consigliera Caccamo, cioè relativo agli introiti della pubblicità. E tre consiglieri, io, Matrona e Aleggi, ci eravamo astenuti per quanto riguarda l'articolo che fa menzione della legge Tognoli, proprio per vederci più chiaro. Quindi questo parere messo così non è ciò che è uscito dalla commissione, perché eravamo rimasti che noi, a quanto pare, come lavori pubblici non potevamo esprimere parere sulla pubblicità, che si sarebbe espresso comunque in commissione commercio, cosa che non è uscita, quindi è comunque una cosa non corretta. Detto questo, per quanto riguarda il problema della pubblicità, anche il dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico segnala che intanto noi come delibera dovremo semplicemente segnalare il fatto che le esposizioni pubblicitarie sono esentate dal pagamento del canone di inserita pubblicitaria, senza specificare che vadano comunque ai condomini, e evidenzia che facendo un conto da gennaio ad oggi si perderebbero probabilmente, sempre in forma stimata, altri 500.000 euro insieme a circa i 2 milioni di euro relativi agli interventi su solo 8 municipi, perché come veniva prima detto probabilmente gli altri municipi non hanno dato i loro dati, quindi questi 2 milioni andranno sicuramente ad aumentare. Io capisco che il problema di far ripartire l'economia è fondamentale, quello che non capisco è perché l'economia si debba sempre far ripartire dall'edilizia, dalle cose edili. Abbiamo banchi del mercato che chiudono, negozi che chiudono, e nessuno a livello comunale abbassa le tasse a queste persone. Dice ok, ci priviamo della cosa, non è un problema, priviamoci della cosa, facciamo un'agevolazione a dei privati che in teoria comprando un appartamento già dovrebbero essere responsabili e dovrebbero già in teoria rispondere al rifacimento delle facciate, perché è il momento che diventi proprietario di diritti e dei doveri. Comunque va bene, gli andiamo incontro, non capisco perché si debba andare incontro anche con l'ulteriore totale devoluzione, come si dice, dare tutti i soldi anche degli introiti a livello pubblicitario. Il comune di Roma sta in una situazione devastante, sappiamo com'è il Salva Roma, sappiamo gli 800 milioni di debito, probabilmente non sono i 2 milioni che risolvono ma aiutano. Quindi possiamo andare incontro ad un lavoro che, oltre a far ripartire l'edilizia, comunque rende insomma dà un vantaggio anche al decoro urbano, ma privarci totalmente anche della parte pubblicitaria mi sembra poco corretto nei confronti di chi lavora comunque nel territorio comunale, comunque paga le tasse comunali, comunque chiude e non è mai tutelato. Grazie consigliera Lozzi. Altri interventi? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente, ci tengo insomma a sgombrare il campo anche in merito all'osservazione corretta che ha fatto la consigliera Lozzi, in quanto nella discussione in commissione quinta da me presieduta si è sviluppato un dibattito inerente alla questione del COSAP e delle percentuali da ripartire fra comune e condominio, che è stato comunque diciamo condiviso da tutti i commissari,
e che di fatto non è, non è stato possibile emendarlo anche a detta del, dell'ufficio commissione, in quanto il tema della cosa non era pertinente della commissione. Pertanto si è facilitato il lavoro della commissione commercio condividendo quanto emerso nella nostra commissione, e pertanto stiamo discutendo oggi in aula anche di quel passaggio. E ci tengo oltretutto però a fare un intervento che chiarifichi anche un ulteriore aspetto che è emerso all'interno della commissione, ossia il passaggio rispetto alla questione degli incentivi previsti per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria applicabili anche agli interventi finalizzati alla realizzazione di parcheggi nelle aree previste dall'articolo 9 della legge Dognoli. Allora, ci tenevo a ribadire che comunque le successive modifiche della legge Dognoli, in particolare il decreto legge del 9 febbraio del 2012, introduce una distinzione nel regime circolatorio dei parcheggi a seconda che si tratti di parcheggi realizzati su proprietà privata oppure realizzati in diritto di superficie su area comunale. La legge Dognoli stabilisce in primo luogo l'obbligo per le nuove costruzioni di prevedere aree di parcheggio ed inoltre ha attribuito ai proprietari di immobili già esistenti la possibilità di costruire parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari nel sottosuolo dei fabbricati oppure nei locali sede al pian terreno, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, purché siano chiaramente nel rispetto dei vincoli in materia paesaggistica ed ambientale. Per cui al fine della delibera, per legge, sono da considerarsi come una ristrutturazione dell'immobile e pertanto sono un rifacimento di facciate, di facciata anche ai fini fiscali. Questo era la volontà di chiarificare anche all'interno del dibattito che c'era stato in commissione, che comunque insomma ha visto il parere nella maggioranza dell'impianto della delibera. Chiaramente su questo posso dire posso esprimere insomma il pensiero di molti commissari. Siamo chiaramente anche aperti a ogni intervento che rafforzi e che comunque faccia individuare un passaggio più chiaro anche all'interno come elemento aggiuntivo della delibera, per cui chiaramente questo siamo a disposizione del Consiglio per questa volontà. Grazie consigliere Cofano. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Consigliere Cantoni, prego. E oggi mi tocca purtroppo. Che devo fare? È un sacrificio. Allora, Presidente, voglio partecipare pure io, voglio intervenire. Si può fare? No, grazie. Allora, io devo essere purtroppo polemico su questa delibera, per quale motivo? Il Comune penso che non si trova in acque buone per quanto riguarda i fondi. Qui già c'è per il rifacimento delle facciate, già è previsto naturalmente un abbattimento sulle tasse, quindi ogni condomino può portare in detrazione il 50% di quello che si spende e lo fa secondo l'età per 10 anni o per 5 o per 3, cosa che già è successa, naturalmente parlo per esperienza personale. E come occupazione di suolo pubblico dei ponteggi nemmeno un anno e mezzo fa abbiamo pagato 40.000 euro. Oggi si propone questa delibera e naturalmente a fronte degli altri che stanno già facendo questi lavori e ancora non c'è la delibera per cui pagano, non mi sembra pure una cosa corretta, perché oltretutto penso che a momenti sapremo anche quando ogni famiglia si deve sobbarcare della tassa dell'IMU,
e quindi togliere anche questa possibilità al comune di poter introitare determinati soldi, visto che tra l'altro si portano in detrazione ogni condomino, per cui non vedo la necessità di fare un ulteriore taglio a quello che sono le entrate alle casse comunali. Quindi io non sono d'accordo a questa cosa, mi dispiace doverlo forse dire a coloro che sono d'accordo, ma io sinceramente non sono d'accordo, perché daremo un cattivo esempio a tutti coloro i quali fino ad oggi hanno pagato. Da domani ci sarà qualcuno che sfrutterà la situazione e dice: tanto vabbè, tanto non paghiamo, facciamo qualche piccolo lavoretto e ci portiamo anche il 50% sulle tasse di sconto relativo a quello che andremo a spendere. Quindi io non mi trovo d'accordo, per cui già do il mio parere naturalmente contrario a quello che è la delibera. Grazie. Grazie consigliere Pelù. Consigliere Ciancio, prego. Grazie presidente, consiglieri. Io ho partecipato alla commissione lavori pubblici e devo dire che ho avuto in generale condivido essenzialmente tutti i punti di questa proposta, che arriva poi da personalità così importanti. Infatti ho incontrato quasi tutti i consiglieri, sembra che è una proposta che vada in una direzione corretta. Qualcuno ricorda nella prima giunta Rutelli, non questo, ma addirittura chi rifaceva i prospetti aveva un contributo in conto capitale pari al 60%, quindi si è mosso molto all'economia romana attraverso alcune iniziative. Qua, l'unica perplessità che ho avuto in commissione, lo ribadisco, è secondo me, ma non ho partecipato alla riunione che avete fatto prima, era quello di cassare assolutamente un punto che riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui la presente deliberazione ai fini della corsa sono applicabili anche gli interventi finalizzati alla realizzazione di parcheggi nelle aree previste dalla legge Tognoli a 122 dell'89, che all'inizio aveva una direzione corretta. Visto poi gli sviluppi successivi negli anni, dove ci ha portato, cioè quelle procedure non hanno portato alla risoluzione dei problemi della sosta e del traffico. Per cui io ritengo che fatto che forse avete concordato qualche emendamento di mediazione, ma io proporrei proprio un emendamento abrogativo di questo punto, che è il punto numero 9 della delibera, perché di fatto penso che già è previsto nella stessa delibera. Poi io quello che ho detto in commissione lo ridico qua, Emiliano, con uno spirito costruttivo, perché noi dovremmo approvarla sicuramente, ma questo pezzettino potrebbe secondo me non essere un passaggio corretto. Quindi pervengono tutti gli emendamenti che avete proposto, magari potrà chiarire meglio, visto che siete visti la consigliera Arancia, che ha affrontato il problema molto più puntualmente di me, che sono arrivato pure in ritardo, per cui io mi affido al buon lavoro che riusciamo a fare per portare a casa un risultato che vada nel risultato del buon governo di questa città in questo momento di grande difficoltà economica. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, passiamo alla presentazione dell'emendamento. Consigliere Lancia, prego. Grazie Presidente. Gli emendamenti che abbiamo inteso fare, frutto del lavoro delle commissioni, anche se qua nella commissione commercio non siamo riusciti a esprimere il parere, sono tre. Ripartire l'introito derivante dal canone imposta pubblicità come segue: 70% al municipio, 30% al proprietario dell'immobile. Questo perché i municipi in questo momento versano in condizioni estremamente difficili, abbiamo dovuto tagliare le ore ai disabili anche gravi,
non abbiamo un'idea precisa di quanto ci costerà questa delibera, semmai dovesse passare, perché sappiamo che è ancora all'analisi anche della Commissione Bilancio del Comune di Roma, e quindi riteniamo che non possa essere dato tutto l'importo ai proprietari degli immobili. Il secondo è un obbligo per il condominio di concedere gli spazi pubblicitari a fronte delle agevolazioni previste da questa deliberazione, e la mancata concessione degli spazi comporta la non esenzione dal pagamento della COSAP. Il terzo, che è quello forse più problematico, dice all'articolo nel paragrafo in cui parla dei parcheggi, all'ultima riga, quando dice dei parcheggi nelle aree previste dall'articolo 9 della legge Tognoli 122/1989, togliere e sim e sostituirlo con limitatamente all'articolo, al comma 1 dello stesso articolo, anche se risulta un po' ridondante, perché nella legge Tognoli, quando dice proprietari di immobili possono al comma 1 realizzare nel sottosuolo degli stessi, ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, al comma 2 dice anche che l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Quindi io immagino che chi ha preparato questa delibera comunale intendesse elargire le stesse agevolazioni anche ai parcheggi fatti con convenzione sul suolo pubblico. E questo mi sembra veramente una cosa da evitare, perché i parcheggi fatti su suolo pubblico in convenzione hanno una pertinenzialità ormai piuttosto allargata, addirittura su tutto il Comune di Roma. Ci sono varie sentenze, alcune che poi rendono nullo l'atto di cessione, non si sa se si possono vendere senza appartamento o devono essere legati all'appartamento. E nel nostro municipio proprio abbiamo degli esempi di strade pubbliche sequestrate da 2 anni e mezzo, per esempio a Via Emera, l'abbiamo avuti anche a Via Albalonga, in cui la ditta viene, apre il cantiere, sequestra la strada, poi smette di fare i lavori per 1 anno, 2 anni, 3 anni, nonostante gli appelli dell'ufficio parcheggi a riprendere i lavori. L'area si degrada e a volte dobbiamo anche essere noi a sistemare i danni, come nel caso di Via Albalonga, visto che la ditta è fallita e non aveva neanche le fideiussioni. A Via Emera hanno ripreso i lavori, però questa strada pubblica è sequestrata da 2 anni e mezzo. Con l'emergenza traffico le ditte non pagavano l'occupazione del suolo pubblico, adesso la dovrebbero almeno pagare. Tra l'altro i parcheggi sono un affare notevole, perché vengono venduti a un prezzo assolutamente alto rispetto ai costi di costruzione, e quindi mi sembra giusto che paghino l'occupazione di suolo pubblico. Poi se c'è qualche condominio che deve realizzare i parcheggi sotto il suo palazzo, però questo era già previsto dalla legge Tognoli. Comunque lo mettiamo questo emendamento. Grazie. Grazie consigliere Roncia. Allora apriamo la discussione sull'emendamento. Consigliere Porte. Grazie Presidente. Mi ricordo che sugli emendamenti interviene uno per gruppo. Mi spiace, no, volevo rassicurare tutti, in particolare una piccola battuta all'assessore De Simone, che sta tranquillo anche da parte mia, sono probabilmente più tranquillo con chi parla. E nel merito dell'emendamento, premesso che non ho partecipato ai lavori, ho compreso dall'illustrazione della collega Lancia, e io chiederei, ma ripeto senza nessun tipo di ostruzionismo, se si sia convinti su togliere intanto la dicitura SMI, che significa successive integrazioni e modificazioni, il che voglio dire potrebbe inficiare la lettura giuridica della parte, ma se non si intenda invece essere più precisi che in questo, dopo l'articolo 9 Tognoli, enucleando il comma 4
che è quello che voglio dire, si riferisce a quelle eccezioni di diritto di superficie di costruzione ovviamente dei comuni, dei parcheggi interrati su area comunale, perché la lettura dei comma 1, 2, 3 e 5, se noi mettiamo solamente il comma 1, siccome gli altri poi si legano al comma 1, probabilmente non stiamo facendo un lavoro, diciamo, organico dal punto di vista formale. Siccome il problema è proprio quello, quindi l'articolo 4, in quanto è un altro individuo, voglio dire, quindi enumeriamo il comma 4 e lasciamo gli altri, che altrimenti l'emendamento così formulato mi sembra, voglio dire, razionale, ma non per mancare di rispetto a chi l'ha formulato. Grazie. Altri interventi sull'emendamento? Non ci sono. Consigliere Laccia. Consigliere Laccia, scusi un attimo. Voleva intervenire? Allora, noi condividiamo le prime due parti e anche l'ultima, sì, forse dell'articolo 9 della legge Tognoli il punto critico è proprio il comma 4, che è quello che fa specifico riferimento ai CUP e che non sono necessariamente di proprietà dell'immobile, possono essere anche fatti su area comune, quindi magari specificare che è proprio il comma 4 a essere quello critico non sarebbe male. Non ci sono altre idee, consigliere Lancia, l'unica firmataria dell'emendamento. Sì, penso che non ci sia nessun problema. Se invece di dire limitatamente al comma 1 vogliamo scrivere eccettuato il comma 4, il risultato è lo stesso. D'accordo? Allora. Non ci sono altri interventi sull'emendamento. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto sull'emendamento. Ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Scusi, ma non ricordo se non l'abbiamo scritto. Dobbiamo rileggere con me. Formuliamo bene l'emendamento. Se abbiamo un attimo la consigliera. Grazie. Articolo 9, legge Tognoli, numero 122-1989, aggiungere con l'espulsione del comma 4. Questa è la modifica all'emendamento. Allora, avevamo chiesto il voto, non c'è, passiamo allora alla votazione di questo emendamento. Chi è favorevole? Consigliere Cattolini contrario. Chi si astiene? Nessuno. Allora, 17 voti a favore e uno contrario. Passiamo adesso alla dichiarazione di voto del corpo della TPIC del parere integrato dall'emendamento. Allora, dichiarazione di voto. Ci sono, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Consigliere Casolotti. Allora, 17 voti a favore, 1 contrario, la proposta è approvata. Consigliere Tuso, grazie.